quando ami una donna, piangeri insieme a lei, cerchi di legarla coi sogni tuoi. Muori mille volte al giorno, ogni volta Paola, ho bisogno che tu mi faccia un favore. Dovresti badare a Ivano a Londra. Ci vogliamo sposare quando ritorna e conoscendolo non si sa mai. Vi sposate davvero? Sì. Ti ringrazio. Ci vediamo, ciao. Ciao. Non perdono tempo, vedo. Sai che si vogliono sposare quando Ivano ritorna? No, sul serio. Ho l'impressione che il loro matrimonio abbia molto a che vedere con l'eredità. Senti, Sebastiano, praticamente tra poco diventerai il capofamiglia. Non ti sembra che dovresti cominciare a pensarla come Ivano e trovarti presto una moglie? Domingo, anzi qui. Per favore, potrò... Secondo me alla fine si sposeranno. E mi dica come mai è qui a Milano. E il bambino? Ma stai seguendo la storia o no? Sì, sì, certo. Guarda che ti perdi la parte più bella. Lui le ha detto di essere innamorato, ma lei ha paura che la prenda in giro. Capisci che si è interessato soltanto all'eredità. E come andrà a finire? Ah, guarda, si stanno... Ma che succede? Chi c'è là fuori? Ci scusi, siamo noi, signora Cecilia. Ah, ancora quelle due. Ti rendi conto, Sebastiano? Non sanno fare altro che combinare guai. Cacciali. Sta tranquilla. Adesso ci penso io. Mi dispiace veramente, ma vede, il fatto è che in tutte le piantagioni in cui abbiamo lavorato potevamo guardare quella telenovela, però purtroppo qui non c'è un televisore. E lei capisce, ormai siamo troppo curiose di vedere come va a finire una storia. Adesso basta. E ci spiace, signore, le prometto che non succederà mai più. Allora, Sebastiano. Sta tranquilla, nonna, tra un attimo se ne va. Perché non tornate in camera vostra? Come vedete, mia nonna è piuttosto nervosa. È meglio che stiate lontane da qui per questa sera. E non si preoccupi, il vaso glielo ripagheremo noi. Lasci tutto com'è, non ha importanza. Davvero, lasci stare, signora. Ma è sicuro? Certo. Beh. Allora, buonanotte e grazie. Non avercela con voi, dai. Anche tu non rinunceresti mai alla tua telenovela. Oh, per me quella là muore. No, io sono convinta di no. Perché la pallottola deve averla colpita solo alla spalla. Sì, io dico che si salva. E poi la sua famiglia è piena di soldi, mamma. Può permettersi di pagare la migliore clinica della città. Guarda che è la famiglia del marito che è ricca. Mentre nella sua sono tutti dei poveri diavoli che riescono a malapena a sopravvivere con quello che guadagnano, proprio come noi. Sentito, hanno bussato. Apro. Sì, ma prima chiede chi è, capito? Chi è? Sebastiano Vallero. Dai, dai, apri. Buonasera. Buonasera, eravate sveglie? Sì. Vi ho portato un televisore perché possiate vedere la vostra telenovela, ma ve lo presto solo ad una condizione, che non facciate più arrabbiare mia nonna. Lei è molto gentile, ma non doveva disturbarsi. Non sappiamo come ringraziarla, davvero. Vieni, sbrigati. Magari riusciamo a vedere gli ultimi 5 minuti. Speriamo. Dai, attacca la spina, spicciati. Sì, sì, ci penso io. Forza. Tu comincia a sederti, mamma. Ci ha fatto veramente un grande favore. Sebastiano, devi assolutamente aiutarmi. Arthur mi ha chiamata dall'aeroporto di Manizales. Arthur? Sì. È arrivato da Londra. Sì. Dai, alzati per favore, dobbiamo andare immediatamente all'aeroporto a prenderlo.
Deve essere ammattito. Gliel'avevo detto chiaro che non volevo che venisse qui. Te lo immagini? Si fermerà tre giorni. Quello che ti ho detto, lasciami. Devi imparare a rispettare le cose che non sono tue. Cerca di calmarmi un giorno, imbecille. Non puoi ci troverai mai più. La prossima volta ti ammazzo. Basta, che stai suggerendo? Ti amo. È una ladra, la sistemi lei, signore. Non è vero, io non ho quel fatto rubato. Per questo motivo adesso non lo dovevi toccare. Quel maledetto televisore. Andiamo, si calmi. Te la porti via. Cerchi di calmarsi. Le giuro che avevo molta cura del televisore che mi ha prestato, signor Sebastiano. Sì, ma poi è arrivato quel vigliacco. Va bene, d'accordo. Guardi che non ho intenzione di portarglielo via. Non si deve preoccupare. Sì, ma vede, quello là ci ha provato con me ieri. E per vendicarsi... Si può sapere che è successo? Quell'imbecille ci ha provato con me ieri. Buona, tu sta... E per vendetta mi ha rubato il televisore. Si calmi. Portale un bicchiere d'acqua. No, non me ne faccio niente dell'acqua. Adesso ho bisogno di un po' di grappa. È l'unica cosa che mi fa passare la rabbia. Senti, Caviota, lo sai perfettamente che le bevande alcoliche sono proibite in questa tenuta. Va piuttosto a farti un giro, magari con una bella camminata ti sbolle la rabbia. Mi scusi, vado a sistemare quelli. Sì, va pure. Allora! Stupido. Senti, la grappa si può trovare? Sì, io so dove la vendono. Bene, l'accompagno. Andiamo. Lei vuole venire con me? Certo. Però pago io, va bene? D'accordo. Se lo ritrovo sulla mia strada, quello lo ammazzo. E tienimi questo, per favore. Va bene. Andate al diavolo. Senta, se mi dà tempo 7 mesi, le do 10.000 pesos al mese e il televisore diventa mio, va bene? No, no, non voglio. Guardi che non me lo può vendere come nuovo, deve darmelo a meno. E poi, sinceramente, non è un granché, eh? Il fatto è che non intendevo venderglielo. Io voglio soltanto fare le cose giuste. A me non piace essere in debito con gli altri. Altrimenti lo sa come va a finire, che poi te lo rinfacciano e si litiga. Allora che ne dici? Andiamo a bere qualcosa o no? Ma lo pago io, chiaro? D'accordo. Dite pure. Due acqua viti, per favore. Sì, e il bicchiere però riempilo fino all'orlo, mi raccomando. Allora mi dica, dove devo mandare i soldi? No. Sì, perché dopo che è finita la raccolta di caffè alla fazenda, penso di andare a Will a raccogliere il riso. Oppure vado a Tolima a raccogliere il sorgo. Lei capisce? Sarà un po' difficile trovarmi. Ma se crede che prenderò il largo, posso firmarle una ricevuta? No, anch'io devo partire. Devo tornare a Londra. Andrò via lunedì mattina. Va a Londra? Sì. Io abito là. Sono nato qui, ma sono cresciuto da un'altra parte. Ah. Allora tornerà a Londra. Già. E dove si trova? Londra si trova in Europa, è la capitale dell'Inghilterra. Sì, Londra capitale dell'Inghilterra. Devo averlo letto in un libro, a me piace tantissimo leggere. Londra è la capitale dell'Inghilterra. E quanto è lontano da qui? Beh, per arrivarci ci vogliono circa 8 ore di aereo. È dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ho capito, Londra è la capitale del... Che cosa aveva detto? Dell'Inghilterra. Dell'Inghilterra. E si trova a 8 ore di aereo dall'altra parte dell'Atlantico, giusto? Lei cerca di tenere a mente tutto quello che la gente le dice? Beh, ecco, sì. Quando sono cose che servono per istruirsi, mi sforzo di impararle e ci riesco anche molto facilmente. È un'ottima miscela. Si tratta di uno speciale colombiano. Delizioso. È evidente che non avete mai visto all'opera un assaggiatore. È normale che sputino il caffè. Dovete sapere che Arthur è uno dei migliori assaggiatori che ci sono in Europa. Deve seguire una dieta speciale per non rovinarsi il palato. Lo supponevo, sai Paola. Si vede che è un po' gracilino. Da quanto vi conoscete lei e mia nipote? Da 9 mesi. E abitate vicini? Sì, viviamo insieme. Nello stesso edificio, voleva dire. Signorina, la carne brucia. Ah, sì, già, la carne. Arthur mi accompagna a vedere roast beef. Sapete, tra le altre cose, è anche un eccellente cuoco. Scusatemi. E Sebastiano? Questa è una bella domanda. Chissà dove si è cacciato. In poche parole, per arrivare in Inghilterra
da qualsiasi città dell'Europa è necessario servirsi o di un aereo o di una nave. Ah, ma se per esempio uno parte da Parigi, la capitale della Spagna, deve prendere... Parigi è la capitale della Francia. Ah già, che stupida. Parigi è la capitale della Francia. Insomma, si deve prendere l'aereo, giusto? Mm-hmm. Sì. La so una cosa, quando sono arrabbiata, di cattivo umore e mi metto a bere l'acquavite, mi comincia subito a girare la testa. A lei non capita? Beh, credo che ormai sia ora di tornare alla fazenda. Prima finisco solo di mangiare questo. Va bene. Me lo aggiungo alle rate del televisore, eh? Tranquillo, non cado. Le giuro che con questo freddo mi è già passato tutto l'effetto dell'acquavite. Questa è l'ultima volta che lo ripeto. Londra si trova... No, Londra è la capitale dell'Inghilterra. No, la prego. Adesso basta. Basta, per favore. Dell'Atlantico. Perché piuttosto non mi dice il suo nome? Non so ancora come si chiama. Mi chiamo Teresa. Teresa Suarez. Ma non mi è mai piaciuto questo nome. E preferisco essere chiamata Gabbiata. Gabbiana. Io invece so molte cose di lei. Ah, sì? Più di quanto lei ne sa di me. E che cosa sa? Che da quando era molto piccolo è stato mandato a studiare lontano, all'estero. E che si chiama Sebastiano. Sì. Si capisce che è stato tanto tempo via perché ha un accento un po' strano. Hai ragione. Non venivo più in questa fazenda ormai da parecchio tempo. Sono andato a studiare prima negli Stati Uniti, poi a Londra. Ma chi le ha raccontato tutte queste cose? No, non lo so, penso di averle sentite in giro. Da chi non me lo ricordo. Avevo mai fatto niente di simile prima d'ora. Per favore, non te ne andare. Glielo ripeto, lei si è sbagliato. Gaviota. Te lo giuro, Gaviota, non... Non te ne... Gaviota! Leggere. Londra è la capitale dell'Inghilterra. E quanto è lontana da qui? Llevaba entre sus alas la soledad. Triste gaviota,
Cayó su canto, dejó su nido, dejó su nido. Triste gaviota, te vi pasar. Mal amor, que te has cruzado en mi camino, te has marcado mi destino, mi alma sangra de... Ehi, che ti è successo ieri sera che sei così allegra, eh? Ma niente. E tu non hai caldo con quella camicia nera? Di solito non la metti mai. Che ne è dell'altra? Beh, l'altra era ancora bagnata. Non starai per caso portando il lutto per il signor Vallero? E che cosa ci sarebbe di male? Oh, beh, per me niente. Mi sembra soltanto un po' strano. Non mi importa quello che ti sembra. Sta' attenta a non farti passare davanti, invece. E tu credi che Mauro ed Esther alla fine si sposeranno? Dici nella telenovela? Sì. E penso che la famiglia di lui riuscirà ad accettarla, anche se è una ragazza semplice e povera come siamo noi due. Beh, speriamo, perché si vede che è una persona molto buona. Ah, sì, speriamo. Le piantagioni? Meraviglioso! Andiamo a vedere le piantagioni, eh? Sure? Yes, I'm sure. Come on. Arthur, non bere alcolici, lo sai che ti fanno male. Ah. Ah, Sebastiano, voglio che mi mostri tutta la regione del caffè. Tutta la regione? Ascolta, per visitarla non basta un giorno soltanto. Ti porto in un paio di posti, qui puoi farti un'idea delle piantagioni, va bene? No, ho solo un paio di posti, ma no, perché? Se ho tutto il giorno libero. Non hai tutto il giorno libero, io nemmeno. Dai, come no, andiamo! Vedi, là sotto? Vive una parte delle 300.000 famiglie che dipendono da queste piantagioni. 300.000? Sì, e non è tutto. Pensa che ogni anno arrivano qui circa 3.000 raccoglitori da ogni regione del paese. È un paradiso, vero? Certo, sì. Tra un anno potrò finalmente viverlo fino in fondo. Bene, è tutto per oggi. Ora andiamo, Arthur. Voglio che mi porti da un'altra parte. No, 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 no. Abbiamo già passeggiato abbastanza. Non soltanto abbiamo saltato il pranzo, ma corriamo anche il rischio di far arrabbiare tu la tua fidanzata e io la mia famiglia. No, dai, Sebastiano, un ultimo favore. A te posso chiederlo. Voglio che mi mostri ancora uno di quei locali in cui vanno sempre i raccoglitori a divertirsi. So che voi qui li chiamate cantini. Ah, no, 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 può essere molto pericoloso. E adesso che c'è la raccolta, poi ancora di più. No, dai, Sebastiano. Se non mi porti tu, nessuno lo farà. Io ti prometto che domani sarò chiuso in casa tutto il giorno con la famiglia. Ci sarò a colazione, a pranzo e a cena. Dai, please. Va bene, però ci fermiamo pochissimo. Entri, dai uno sguardo in giro e poi ce ne andiamo subito. Ti farò dare una medaglia dalla regina. Che cosa aspetti, eh? Dai, perché non ce ne andiamo? Non vorrei stare tutto il giorno in casa. Sai, mi hanno detto che vendono delle cose molto carine che arrivano da Bogotà. Senti, gaviota, si può sapere che cos'hai? No, non me lo chiedere. Ho come un groppo alla gola che non mi lascia respirare. Penso un po' che strano. È successo qualcosa con Sebastiano ieri? No, niente. Beh, allora sei pronta? Andiamo! Vieni, ti compro uno di quei gelati che vendono là. Lo so che ti piacciono tanto. Questo non mi sembra così malvagio. Ehi, Sebastiano! Spero che ti piacerà. Oh, signorina! Stai cercando rogna? Ah, che cosa vuoi, fool man? Calmo, non è successo niente, calmo. Allora, entriamo. Ah, non spingere. E tu non combinare guai, eh? Su, beviamo. D'accordo. Due acquaviti, per favore. Non li devi provocare. Possono diventare molto violenti. I like this. La prossima volta ci andiamo, eh? A me piacerebbe molto. Aspetta. No, non per tutto, lasciamolo un pochino. Vieni. Aurelio. Signor Sebastiano, buonasera. Guardate chi è arrivato, ragazzi. Buonasera, signore.
Salve. Buonasera a lei. Non mi aspettavo di vederla, è una sorpresa incontrarla qui. Beh, oggi ho portato mio cognato a visitare le piantagioni. Poi lui mi ha chiesto di accompagnarlo in un locale dove vanno i raccoglitori. E io l'ho portato qui. È una fortuna avervi incontrati, perché so che questi sono posti abbastanza pericolosi. Oh, no, può stare. Ah, sì, signor Sebastiano, lei ha ragione, un po' pericoloso lo è. Perché la gente, dopo aver bevuto troppo, comincia a litigare e poi succede un 48. Comunque, per favore, non ve ne andate, restate ancora un po'. Arturo voleva vedere il locale e poi vi accompagno io alla fazenda. Avevi detto che ce ne andavamo via subito. Sì, Arturo, eri tu. Hai cambiato idea. Te ne sei dimenticato. Sì, ma siccome hai detto che ti Arturo. Ok, no problem. No, vedete, io vorrei tornare a casa. Sì, ma qualcosa in contrario se si ferma a Gaviota. Badiamo noi a lei, stia tranquilla, le assicuro che la lascio in buone mani. Digli che va bene, non ho voglia di tornare a casa, preferisco restare ancora. La riaccompagno poi io in macchina. Sì? Beh, d'accordo, signor Sebastiano, di lei mi posso fidare, la lascio rimanere. Ma non farete troppo tardi, non è vero? No, stia tranquilla. E tu non bere, mi raccomando, hai visto che ieri sera ti ha dato un po' alla testa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, giudizio, eh? Non si preoccupi, signora Carmessa, buonanotte. Buonanotte. È stato un piacere conoscerla. Buonasera. Si sieda, signor Sebastiano, si sieda anche lei, signor Arthur. Vi ordino qualcosa certo, da bere. Volentieri. Ehi, amico, porta una bottiglia di acquavite. Dai, brindiamo, voglio fare un brindisi. No, Arthur, adesso basta, questa ti ammazzerà, è acquavite. No, lo lasci stare. Le uniche cose che ammazza l'acquavite sono i dispiaceri. Ah, così che si parla, signorina, la sua salute. Che bella questa musica. Balliamo? Sì. Ma ti avverto, non sono molto bravo. Insegno io. È difficile. No. Dai, guida. Dino. D'accordo. Ti devo chiedere scusa per quello che è successo ieri. Sì, davvero, non ne parliamo più, d'accordo? Oggi è tutto il giorno che cerco di non pensarci, di dimenticarlo. E sa una cosa, è stata mia la colpa. Perché ieri quella ragazza... Non ero io, sono come diventata un'altra persona. Riesci a capirlo? Anch'io ero un'altra persona ieri sera. Ho esagerato, non mi sono mai comportata. Sì, ma non parliamone più. Adesso lei e il suo amico passate una bella serata. Divertitevi, cercate di stare allegri. E domani, beh, sarà già tutto dimenticato. Come se niente fosse successo, eh? Io non riesco a dimenticare. Ci riuscirà. Questa qui è la canzone più bella del mondo. Si destino suele ser la forma de amarnos los dos, ahogar a solas este amor sin que se sepa. Callar la hermosa realidad que a diario dicta el corazón, decirle a la gente que no me interesa, dejar que pase el tiempo, ocultándolo todo, tratando de algún modo de encontrarnos los dos. Las miradas, si alguien nos está viendo, fingir no estar sintiendo nada en el corazón. Pero al hallarnos solos, desbordarnos de dicha y entre besos y risas, confirmar este amor. De ser sin testigos para evitar la envidia que sabemos es mala en cosas del amor. Grazie. Bravo. Che bella canzone. E Aurelio e Arthur? Dove sono finiti? Ma erano qui 5 minuti fa. Arthur, dobbiamo trovarlo subito. Senti, dove possiamo cercarlo? Ma non lo so, perché lo chiedi a me? Immagino tu conosca abbastanza bene questo paese. Sì, ma questo non vuol dire che conosco tutte quante le cantine.
Ma sai dove si trovano, no? Qua attorno ce ne sono parecchi. Dai, prendiamo la macchina. Cantine ci saranno ancora? Oh, non lo so. Oramai ho perso il conto, pensi? In questa non siamo già venuti. Può darsi. Senti, perché non beviamo qualcosa? D'accordo. Sediamoci. Lì va bene. Vorrei due acquavite. Il bicchiere lo riempie fino all'orlo. Almeno ci riposiamo un po', no? Guarda, là! Scusami tanto, amico, non l'ho fatto apposta. Allora cosa è successo? Tu levati di torno, non stavo parlando con te. Non è successo. Non provate a toccarlo, guardate che lui è a me, chiaro? Adesso scusa, che altro volete? Andate a chiamo, imbecilli! Così ce ne andiamo, va bene? Calmi, ce ne andiamo subito. Quelli così non li sopporto. Tutto bene? Non sono mai stata così con nessuno, lo sai. Accidenti, è già l'una. Dai, hai finito di stendere, io sono pronta. Andiamo a fare la spesa in paese. Ma come? Vuoi già andare? Sì, direi che è ora, no? No, no, dai, mamma. Senti un po', aspetti forse che arrivi quel ragazzo. Che ti sta succedendo? Che cosa posso farci se mi piace? Ma ragiona un attimo, figlia mia. Sebastiano partirà domani e anche se non dovesse partire, è un vallero. La sua famiglia non ti permetterà mai di stare con lui. Dov'è il mio portamoneta? È lì sopra. Ah. Dai, vieni, Gaviota. Dammi retta questa volta. Lo so che sei molto innamorata, ma quel ragazzo non fa per te. Non è come nelle telenovelas. Devi tenere i piedi per terra. Allora andiamo. Ciao, come stai, malatino? Grazie per aver badato a lui, Sebastiano. Ah, dai, non lo sgridare. Quella quavicia era molto buona, davvero. Ti stavamo aspettando per pranzare, allora andiamo? No, papà, scusa, ma adesso non posso. Come sarebbe a dire che non puoi? È il pranzo da Dio, domani riparti e ci rivediamo soltanto sì, tra un anno. Perché non ci salutiamo Ciao, tutti a cena? Sì. Ci vediamo. Ma che cosa succede a quel benedetto ragazzo? Non ne ho idea. Beh, io ho la sensazione che sia innamorato. Oh, ah sì, e di chi? Non so come la chiamate esattamente voi.
In poche parole, è una che lavora nelle piantagioni. Cosa? Chiudi quella bocca, non sai neanche tu quello che stai dicendo. Beh, ok, ok, cancellate tutto, era soltanto uno scherzo. Speriamo che sia così. Perché ci manca solamente che Sebastiano si sia innamorato di una raccoglitrice. Che tu sappia, ha una fidanzata a Londra? No, ma ha solo qualche amica. Certo, è ora che si innamori, no? Ma non di una raccoglitrice. Vado a prenderti dell'altro succo d'arancia. No, sei davvero un angelo, amore mio. Gaviota? Gaviota? Chi sta cercando, signore? Ah, Aurelio, hai visto Gaviota? Ah, sarà uscita 20 minuti fa per andare in paese, ormai sarà già là. E sa una cosa, signor Sebastiano? Secondo me la stava aspettando. Sai dirmi dove può essere andata? Beh, oggi in paese è giorno di mercato, saranno andate a far compere. Ma dove siano esattamente non glielo so dire. Grazie. Fiori. Signorina. E questo? Signorina, scusa. No, non mi piace. Non vuole comprare questa barba. Diventa ogni giorno più bella sua figlia. Oh. Allora, quest'anno mi lascia scattarle qualche fotografia. Ma come, ancora lei? Tutti gli anni ripete sempre la stessa tiritera. Andiamo, signora, non faccia la cattiva. Guardi che adesso sono entrato in contatto con alcune delle migliori riviste internazionali. Sa una cosa? Se la ragazza posa per me, guadagnerete un bel po' di bigliettoni e la paga che riceverete adesso a raccogliere caffè sarà niente in confronto a quello che guadagnerete con me. Allora, pensateci. Ecco, te, no, lo grazie. Prenda. Non si sa mai. Dai, adesso andiamo. Guarda che quello, l'unica cosa che vuole è fotografarti senza vestiti. E ti va di bere una gazzosa fresca? Io voglio mangiare un gelato. Sì? Allora andiamo a prenderlo. Ma dopo andiamo a cercare dove vendono i braccialetti, Guarda, guarda che bella bambola, dimmi se non è carina. Sì, sembra un neonato. La posso portare a dormire con me? E quanto costa? 7.000. Oh no, è troppo, grazie. Ma non è cara, le faccio lo sconto. No, grazie, non abbiamo soldi. Non me ne parlare. È tragico. È un periodaccio per tutti, dobbiamo rassegnarci. Sì. Avete visto che bellezza, gambe da favola. Salute, ragazzi. Pensavo che non ti avrei più trovata. Ti sto cercando da almeno un'ora. Ma lo sa che è tutta la mattina che l'aspetto. Desidero tanto passare queste ultime ore con te. Dici che è possibile? Solo un momento, torno subito. Senti, mamma, io vado a fare una passeggiata con lui, va bene? Perché oggi è l'ultimo giorno e poi se ne va. Gaviota, ti si legge in faccia che sei innamorata cotta. E io non voglio poi vederti soffrire. No, non ti preoccupare, sono sicura che dopo che è partito me lo dimentico. Sì, ma se un giorno ti fichi in testa che vuoi andare a cercarlo. No. E tu mi conosci bene, mamma.
D'accordo, allora... Grazie, senti, puoi pagarlo tu, dopo ti ridò i soldi. Giudizio? Guardi, le piace il vestito che ho messo oggi. L'ho messo soltanto per lei. È molto carino e tu sei bellissima. Vieni, andiamo a parlare da qualche parte. God! Che cos'hai? Ti senti di nuovo male? No. Perché non usciamo un po'? No. Ricordati quello che ha detto mio padre. Oggi è meglio non uscire perché i raccoglitori sono andati in paese, hanno appena preso la loro paga. Ah. Hanno le tasche piene di soldi. Immagina quanto bevono, è pericoloso. Mi puoi portare un caffè? Vado. Aurelio, aspetta! Aurelio! Arthur! Arthur! Aurelio! Dove state andando? In paese. Oh, datemi un passaggio. Vai. Grazie tante. Che ora sarà? Che importanza ha l'ora? No, dai, dimmi, che ora è? Sono già le 4. Deve avere qualcosa che non funziona. Mi conviene comprare un orologio con le lancette che girano molto più lentamente. Secondo me è molto bello invece. Sì, sì, è bello. Ti piace? Sì. Aspetta. Ecco, tieni. Te lo regalo. Ma figurati. Voglio che tu lo tenga come mio ricordo. Vuoi davvero regalarmi il tuo orologio? Sì. No. È troppo elegante e raffinato per me. Sei così gentile. Gaviota, voglio dirti una cosa. Mettilo via adesso. Ho deciso di non partire più domani per Londra. Voglio restare sempre qui con te. La mia vita è al tuo fianco, ora lo so. Ma scusa, ti rendi conto di quello che stai dicendo? Sì. Devi essere pazzo. No. Parlo seriamente. Voglio stare qui con te. Ma non capisci che non puoi farlo? E perché? Perché non puoi lasciare i tuoi studi così per... Beh, solo per una sciocchezza come questa. Non è assolutamente una sciocchezza. Non dirlo mai più. Mai più. Diciamo allora che è una cosa passeggera. No. Non è vero? Sì, perché ci conosciamo solamente da un paio di giorni appena. Guarda che per me... Per me è già sufficiente. Sì, però quando sarai a Londra dimenticherai quello che provi per me. Ti sbagli. Non ti credo. Chissà quante ragazze avrai. Ti voglio dire una cosa. E parlo sinceramente. È la prima volta in tutta la mia vita che sento di essere veramente innamorato di una donna. Oddio mio. Che succede? È meglio che la cosa finisca qui. Perché tu sai perfettamente che io non sono la donna adatta a te. E per quale ragione? Sentiamo. Per la mia famiglia. Ti giuro che manderò tutti al diavolo. Desidero stare con te, Gaviota. E non posso aspettare un anno. Ah, tanto lo so già che non ti fermerai. Non lo farai perché ti verrà il dubbio di esserti sbagliato. E anch'io ho paura di sbagliare a chiederti di rimanere. Lo sai che cosa possiamo fare? Tra un anno, quando torni, ci rivediamo, d'accordo? È che non posso aspettare. Non è così lungo, passerà in fretta, vedrai. Non posso stare neanche un'ora senza di te, lo capisci? E poi... E poi non voglio assolutamente correre il rischio di perderti. No, questo non succederà. Perché io aspetterò che torni, sai? E se vuoi te lo posso anche giurare. Facciamo così, tra un anno ci rivediamo alla prossima raccolta della fazenda. Guarda che se domani non parti non mi vedrai più, neanche in fotografia. Non dirlo nemmeno. Perché mi respingi? D'accordo. Sì, va bene. Ma ci incontriamo di nuovo tra un anno, 8 ottobre. E voglio che stabiliamo anche la data.
sarà il 17 ottobre. Perché quel giorno io arriverò alla fazenda e se ci sarai, il 18 andremo dritti in chiesa e ci sposeremo. Io te lo giuro, Gaviota. Vieni. Dai, su. Andiamo, ti riaccompagno a casa. Vieni. A casa? Di già. Sì, purtroppo. Aspetta. Gaviota. Dovranno passare tante notti e tanti giorni prima che possa rivederti. Allora, ciao, nonna.
Abbi cura di te. Ciao, ciao. Tesoro mio. Senti, papà, Arthur vuole restare. Mi raggiungerà tra qualche giorno a Londra. È un problema? No, assolutamente. Baderemo noi a lui. Grazie. Buon viaggio. Ciao. Fatti sentire. Tieni, Aurelia. Dai, sbrigati, Sebastiano. Su, forza. Uomo. Ciao, nonna. Mi spiace di non aver passato questi ultimi giorni insieme a voi, ma quando ritornerò qui avremo molto tempo per farlo. Certamente, caro. Papà. Ciao, mamma. Ciao. A buon viaggio. Scrivici ogni tanto. Ci mancherai. Arrivederci, signor Sebastiano. Ciao, Aurelio. È triste salutarsi. Fermati qui. Che succede? Aspetta un attimo, torno subito, d'accordo? Gaviota. Tornerò qui per te fra un anno. Più, ti prego. Abbiamo già deciso che ci vedremo di nuovo alla prossima raccolta, giusto? Posso almeno scriverti, vero? No, perché non sto sempre nello stesso posto. L'unico posto in cui torno ogni anno è qui alla fazenda. Ci vediamo di nuovo ad ottobre. Allora scrivimi tu. Meglio di no. Abbiamo detto che lasciavamo passare del tempo. E se quello che tu provi per me è amore, e quello che provo per te è anche amore, può resistere per un anno senza problemi. In ogni caso so dove trovarti. Sei a Londra, che si trova più o meno a 8 ore d'aereo dall'altra parte dell'Atlantico. Questo me l'hai insegnato tu, te lo ricordi? Gaviota. Guarda, ho scritto tutto su questo quaderno. Così non me lo posso dimenticare. No, no, non guardare, dai, mi vergogno troppo. E questa è la musica che più ti piace? Sì. Posso portarla via con me? Te la regalo in cambio dell'orologio. Lo so che ci rimetti parecchio, però... cosa che voglio ancora chiederti. Dimmi, è la verità che io sono l'unica donna della tua vita? È vero che non eri mai stato con una ragazza? Ascoltami. Te l'ho già detto ieri sera ed era la verità. Tu sei la prima e sarai l'ultima donna della mia vita. Ti ripeto che sei l'unica donna che io sia riuscito ad amare. Ma perché? Non ho idea. Non lo so. Quello che importa è che adesso ho finalmente incontrato la ragazza che posso amare e non ho intenzione di perderla. Gaviota che vi a lo lejos vuela muy alto, gaviota que emprende vuelo, no se detiene, no te detengas, triste.
triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto. Tal vez mañana cambie tu suerte.